Secondo le nostre informazioni, la Repubblica del Kazakhstan ha scoperto l'esistenza dell'inframondo. Hanno un varco e conducono esperimenti in una base segreta situata nella provincia di Falanjiang. Non conosciamo i progressi dei loro esperimenti, ma abbiamo rilevato importanti oscillazioni nell'inframondo. Significa che sono riusciti a interagire con l'altra parte. La missione è distruggere il condensatore e altre tecnologie che trovi sul posto. Anche se distruggessimo il condensatore, il varco non sparirebbe. Costruire un condensatore richiede molto tempo e denaro. Col tuo intervento guadagneremo tempo per capire meglio l'inframondo e ci assicureremo che nessuno lo usi contro di noi. Immagino che il posto sia ben presidiato. C'è da aspettarsi una considerevole resistenza armata. La tua squadra... Squadra. Falli entrare, Marla. Ehi, Jody! Lieto di vederti. Clayton e gli altri verranno con te. Un'unità speciale ridotta darà meno nell'occhio. La missione inizierà tra 2 giorni. Buona fortuna. Sta attenta, Jody. Nessuno sa cosa potrai trovare dall'altra parte. Non temere. Non ho la minima intenzione di sparire nell'oblio. Bene. Perché non voglio perderti. È bello vederti. Vedo che Aiden si ricorda ancora di me. Stammi lontano, Ryan. Aiden è molto meno indulgente di me. Giusto. Sto proprio stancando. Se rifiuti di collaborare, mi costringerai a ucciderti. Ovviamente lo farei lo stesso. Ma puoi renderlo rapido e indolore. Al contrario, sarà molto, molto lento e altrettanto feroce. Perciò, per l'ultima volta, per chi la vuole, Aiden, dove sei? È tutto deserto! Sicuri che sia qui? Siamo sulle coordinate esatte! Il tempo peggiora! Che cosa facciamo? Jody, di ad Aiden di trovarci un riparo! Hai sentito, Aiden? C'è una casa laggiù! Ricevuto! Andiamo!
Cosa ci facciamo qui? È solo un villaggio di pescatori. Il nostro contatto ci ha fregati, ecco cosa. Andiamocene subito, prima che vengano a cercare i nostri culi ghiacciati. 3 giorni a congelare e mangiare neve per niente! Cazzo! Se prendo lo stronzo che ci ha spedito qui... Ehi! Mi sono rotto delle vostre lamentele! Se non sapete dire altro, chiudete il becco! Gente, io sto gelando. Perché prima non accendiamo un fuoco e poi discutiamo? Ha ragione. Ci accampiamo qui in attesa che la tempesta si calmi. Contatterò la base per istruzioni. Inventiamoci qualcosa, o non supereremo la notte. Devo uscire. Ho bisogno di pisciare. Riesci a connetterti? No, con la tempesta ci vorrà un po'. Sei ancora arrabbiata, vero? Senti, forse non cambierai idea, ma mi dispiace per com'è andata. Sai che ti dico? Hai ragione, non cambierò idea. Ecco! Sei un fottuto genio! Dammi un 5, Vince! Hai visto, Jody? Sì. Ottimo lavoro, ragazzi. Siamo a meno 40. Non ho intenzione di fare la turista. Sono qui, li ho visti. Dove? Sulla strada principale. Un convoglio di corazzati mi sono passati di fianco. Ti hanno visto? No, no, non credo. Andiamo. Ok, seguiamoli.
Bingo. Aiden, vedi cosa c'è dentro. Sono dei soldati. Caricano delle masse. Sui sommergibili. Sommergibili? Significa che il vaga. Quindi devono avere una base laggiù e usano il sub per portare le scorte. Quanti soldati? Riesco a vederne tre. Dì ad Aiden di occuparsene. Aiden. Occupati. Scusa. Oh, potevi almeno avvisarmi. Allora, cosa facciamo? Dammi un minuto, ok? Ho già guidato un mezzo simile nel simulatore. Forse potremmo usarlo. Sì, usiamo il loro sommergibile, non se ne accorgeranno. Quello che vorrei è un piano, non una proposta di suicidio. Ma che cosa stai facendo, scusa? Trovo una soluzione al problema. Buona idea, ma non ci cascheranno per molto, Jody. Beh, forse no. Ma quel dannato varco non si chiuderà da solo, o sbaglio? Ok. Può funzionare da lontano. E poi? Col sommergibile andiamo alla base. Continueremo da lì. Vado con lei. Scusa, e noi? I posti sono due, voi state qui e trovate un modo per uscire. Quando torneremo, probabilmente dovremo agire in fretta. Ma che? È un ordine, Nick. Dammi gli esplosivi. Lo sai che potremmo non tornare mai più, vero? Sì. Sì, l'ho sempre saputo. Scendi ancora, dovremmo esserci ormai.
Sono colpito. Pochi avrebbero resistito così. Forse sarai più sensibile al dolore del tuo amico. Le mie domande sono facili. Voglio sapere il tuo nome. Per chi stai lavorando? E come sai dell'esistenza di questa base? Mi dirai anche cos'è successo quando hai superato il campo di contenimento. Non dire niente! Hai capito? Ti farò queste domande ancora e ancora una volta, finché tu non mi risponderai. Come ti chiami? Mi chiamo Holmes. Jody, no. Jody Holmes. Agente 894732. Lavoro per la CIA. E così la CIA sa dei nostri esperimenti? E l'entità intrappolata nel nostro campo di contenimento? È legata a me, da quando sono nata. Affascinante. Anche gli americani hanno scoperto l'esistenza di questo fenomeno. Devo informare i superiori. Tornerò presto per continuare la nostra conversazione. Mi dispiace, Ryan. Adesso? Distruggiamo il condensatore e poi ce la filiamo. E hai anche qualche idea su come fare? No. Mi inventerò qualcosa. Devi avvicinarti troppo. Non possiamo aspettare.
funzionato. Troviamo il condensatore prima che si insospettiscano. Forse l'aria giusta. Il condensatore è vicino. Sento degli echi provenire dal varco. Troppo semplice, non mi piace. Jody! Jody, che succede? Chiedo! Datamen ligai! Come gli aumentamen! Andiamocene finché possiamo. Il varco è ancora aperto. Le entità si riverseranno da questa parte se non lo chiudiamo. È troppo tardi, dobbiamo andarcene. È l'unico modo. Lo sapete.
degli esplosivi. Sono nella stanza degli interrogatori. Thank you.
Lo sai, morirai qui con me. La più grande scoperta che il mondo abbia mai conosciuto! Distrutta! A causa tua, stupida troia americana! Tutti questi anni di lavoro sono andati in fumo! Non ti aspettavi di vedermi, eh? Che cazzo succede? Tutto ha fritto il motore. Breccia nello scafo, affonderemo. La superficie non è lontana. Magari riusciamo ad arrivarci vivi. Sì, è proprio un gran bel piano.
Odio il freddo. Sei ancora arrabbiata? Sì, certo che lo sono. Scusami, sono stato un perfetto idiota. Sì. Non ho mai avuto il tempo di dirtelo, ma io ti amo, Jody. In altre circostanze mi sarei commossa. Volevo che lo sapessi nel caso morissimo. Giusto. Tu che mi dici? Mi ami anche tu? Sì. Sì, ti amo, Ryan. Bene. Baciami. Vediamo dall'altra parte. Sono loro!